tanti punti di cui si parlava come ipotesi nella riforma Cartabia, dalla separazione delle carriere tra giudici e PM alla contestata presunzione di innocenza che avrebbe frenato i rapporti tra magistrati e giornalisti. Ma cosa è diventato attuativo poi nella riforma entrata in vigore? Ce lo spiega la professoressa Balducci. Ma la riforma Cartabia è ormai passata e si sta vedendo quali sono i correttivi. Oggi qual è la situazione? È cambiato il governo, vi è un nuovo ministro che ha anche parlato spesso della separazione delle carriere. Qual è lo stato delle cose? La riforma Cartabia ha ritenuto che comunque, anche se non parlava di separazione delle carriere, e questo lo dice una persona come me che è stata al Consiglio Superiore, in realtà le funzioni sono separate, nel senso che perché un pubblico ministero poi possa diventare giudice o viceversa ci vuole molto molto tempo e diventa quasi un'operazione impossibile. Però parliamo di oggi. Oggi vi sono delle proposte che sono depositate in Parlamento da parte di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, mi pare anche di Italia Viva, che vogliono rilanciare il tema. Quali sono le soluzioni? O che il governo faccia sua queste proposte con un disegno di legge che poi verrà comunque in qualche modo convertito in legge dal Parlamento, oppure che il Parlamento si faccia carico con una proposta. Vi dico una cosa, e lo sanno benissimo i miei colleghi avvocati, il tema delle separazioni delle carriere è un tema che dura da tanto troppo anni. Ma vi aggiungo una cosa, io tanti tanti anni fa feci una proposta come responsabile giustizia di dire: ma possiamo anche seguire l'ordinamento portoghese, che ha due consigli superiori della magistratura separati, una per i magistrati, quindi per i giudici, e l'altra per i pubblici ministeri. Una riforma di in questo senso, che mi pare anche un senso ragionevole, non creerebbe nessun problema anche per quello che riguarda la Costituzione, perché il tema che si pone e che dicono gli avversari della separazione delle carriere, che bisognerebbe modificare la Costituzione. Comunque io direi, proponiamo anche a voi telespettatori, seguiamo passo dopo passo questo tema, perché sicuramente qualche novità ci sarà. Professoressa, anche lei crede che l'avvocatura non sia stata sentita abbastanza nella stesura di questa riforma? Ma io dico, non solo l'avvocatura, il tema che è una riforma, io per qualche tema sono d'accordo, ma per altri no, perché è stata una riforma molto veloce che, a mio modesto avviso, ha mancato un po' di coraggio, nel senso, se si fa una riforma o si fa una riforma integrale del codice di procedura penale, ma guardate, le riforme spot, che incidono parzialmente sul processo penale con gli articoli bis, ter, quarta e quinquies, creano problemi non solo ai giovani che si avvicinano a fare i concorsi da avvocato, da magistrato, ma anche a chi applica le riforme. Quindi, concludendo, alcuni temi sono stati anche, devo dire, esaminati, risolti bene, ma ricordatevi sempre che il processo penale è sempre un fanalino di coda. Anche questa riforma ha bisogno di norme attuative che ancora sono sul tavolo di chi dovrà decidere come e in che modo attuarle.